Buongiorno Golosauri, visto che avete apprezzato i miei ultimi video, ho deciso di farne un altro dove preparo le brioche all'acqua. La ricetta c'è anche sul sito, solo che in quel caso ho usato il lievito di birra fresco. Questa volta vi do la variante con quello là, sempre di birra, però secco in bustina. Vi dico gli ingredienti. Servono 250 g di farina Manitoba. Se non ce l'avete potete usare quella lì normale, però le brioche verranno leggermente meno soffici, ma comunque buone. Poi vi occorrono 125 ml di acqua tiepida, 40 g di zucchero, 30 ml di olio di semi, mi raccomando, di semi e non extravergine di oliva perché sennò dà un sapore troppo forte all'impasto. Poi qui ho messo la buccia di arancia, di limone, la vaniglia e un pizzico di sale e questo invece è il lievito di birra secco, ne sono 3 grammi. Procediamo. Allora ci rimbocchiamo le maniche, la farina è setacciata e mettiamo al centro, anzi prima di mettere al centro i liquidi, mischiamo con il lievito, lo zucchero. Io spero non si sentano, ma temo di sì, il rumore dei lavori in casa, non la mia, quella dei vicini. Aggiungiamo gli aromi ed il pizzico di sale e mescoliamo così per bene. Poi mettiamo al centro l'acqua tiepida, non bollente, e l'olio di semi. Ecco qui. E mescoliamo. Facile, facile. Per la versione con il lievito di birra fresco, invece, usate, aspettate, me lo sono segnata, 5 grammi che dovrete sciogliere insieme all'acqua sempre tiepida, mai bollente, altrimenti ammazzate il lievito, insieme allo zucchero. Lo aggiungete poi alla farina e agli altri ingredienti e impastate il tutto. Ecco, impastate incorporando a mano la farina. Se avete una planetaria, tanto meglio. Io vi lascio un secondo e vi faccio vedere l'impasto pronto per la lievitazione. L'impasto è pronto, vedete, è bello liscio. Fate una pallina, lo mettete nella ciotola, coprite e fate lievitare in un luogo non troppo freddo per un paio d'ore o comunque fino a quando l'impasto non sarà raddoppiato di volume. Ci vediamo dopo. L'impasto è lievitato e ora andiamo a dividerlo in panetti più piccoli da circa 90 grammi. Ho preso una bilancia, l'ho accesa e senza impastare troppo, fate così, staccate dei pezzetti di impasto grammi e poi date la forma di una pallina così. Tirandovi dalla parte interna, cioè dalla parte superiore l'impasto verso l'esterno e piegandolo sotto. Ecco così. Una volta che avrete ottenuto, ecco qui una pallina abbastanza liscia, le disponete tutte quante su una teglia rivestita di carta da forno, coprite e fate lievitare per almeno un'oretta prima di infornarle. Abbiamo fatto riposare le brioche, ora le spennelliamo con un po' di acqua e poi le cuociamo in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 15-20 minuti. Dopo vi farò vedere come sono venute le mie. Una volta che le brioche sono cotte, lasciatele raffreddare coprendole con un canovaccio pulito e poi potete servirle. Io vi consiglio di consumarle in giornata. Se ne fate grandi quantità, potete, una volta raffreddate, metterle in sacchetti per alimenti e congelarle. Come sempre, se le provate, fateci delle storie o dei post e taggatemi. Ciao e alla prossima!